Dopo aver visitato il costruendo Parco di Fantiano, abbiamo risalito la pineta fino alla sommità della collina e abbiamo incontrato una specchia, una costruzione in pietra in cui uomo e natura collaborano per modificare l'ambiente circostante, rimanendo però in armonia. Una vasca di raccolta di acqua, probabilmente impiegata per abbeverare gli animali. Qui dovremmo essere in presenza di un ovile, lo testimoniano anche delle tracce di presenza di animali, su una vasta pianura rocciosa circondata appunto da rocce. Intorno a noi tracce di muretti a secco, sicuramente molto molto vecchi, viste le tracce di muschio che riportano. Ancora vedete tracce di costruzioni più o meno cadute, tufi accumulati e sul fondo una specchia, il tetto coperto di terra su cui cresceva la vegetazione che contribuiva a mantenere isolato termicamente l'interno, quindi caldo d'inverno e freddo d'estate. Alla specchia si accede tramite una specie di passaggio sopraelevato rispetto al piano di campagna. Qui abbiamo questa specie di camminamento più alto di circa un metro rispetto al terreno circostante, probabilmente qui si raccoglieva dell'acqua, non escludiamo che servisse appunto proprio come protezione anche da animali selvatici. All'interno la classica costruzione di locali di questo genere, una serie di vani ricavati nelle pareti per alloggiare le poche masserizie e i pochi strumenti in dotazione di chi abitava qui, un tetto a volta chiuso da una chiave tonda superiore, una serie di locali adiacenti ricavati anche con una specie di trave mantenuta da un pilastro realizzato in maniera apparentemente approssimativa, ma che però appunto continua a sfidare il tempo mantenendosi in piedi. Sulle pareti tracce di fumo e di muschio, a testimonianza ancora una volta degli anni che questo locale ha visto trascorrere. Una testimonianza del periodo di aridità che contraddistingue questi giorni, una serie nutrita di cuziedde, quante volte le abbiamo mangiate durante l'estate al sugo in umido, tutte raggruppate su pochi sterpi secchi, tutte insieme in attesa evidentemente di un po' di acqua, di un po' di pioggia e di refrigerio. Vedete come questa costruzione sia stata realizzata su uno zoccolo lasciato da chi ha scavato questa cava. Questo zoccolo non sappiamo se perché è inutilizzabile oppure perché per scelta propria è stato lasciato intatto, e su questo è stata realizzata pietra su pietra questa costruzione. Un ovile o probabilmente è anche un luogo in cui gli zuccaturi, i lavoratori che dall'alba al tramonto e anche durante la notte faticavano a cavare pietre, cercavano qualche attimo di riposo e di cibo.
E purtroppo, come in ogni paradiso terrestre che si rispetti, c'è sempre un serpente, un diavolo che ci mette la coda. Vedete, una discarica abusiva improvvisata. Ethernet, pneumatici, apparecchiature elettroniche, materiale plastico, una bella raccolta di cui avremmo fatto volentierissimamente a meno, che sfregia questo angolo bellissimo del nostro territorio.